La morale cristiana non è cadere mai, ma alzarsi sempre. È il desiderio ardente di ricambiare l'abbraccio misericordioso di Gesù Cristo. Lo ha ricordato Papa Francesco incontrando sabato 7 marzo in Piazza San Pietro le comunità di Comunione e Liberazione nel 60° anniversario della nascita del movimento e nel 10° anniversario della morte di Monsignor Luigi Giussani. Ricordando con riconoscenza la figura del fondatore di CL, il pontefice ha precisato che rimanere fedeli al carisma non vuol dire pietrificarlo, metterlo in una teca diventando guide da museo o adoratori di ceneri, bensì tenere vivo il fuoco dell'incontro con il Figlio di Dio, rispondendo commossi di fronte a una misericordia sorprendente, imprevedibile, addirittura ingiusta secondo i criteri umani. Solo in questo modo, infatti, lontani da una forma di autoreferenzialità che coltiva una spiritualità di etichetta, è possibile divenire braccia, mani, piedi, mente e cuore di una Chiesa in uscita, capace di andare a cercare i lontani nelle periferie, a servire Gesù in ogni persona emarginata, abbandonata, senza fede, delusa dalla Chiesa o prigioniera del proprio egoismo. Quando metto al centro il mio metodo spirituale, il mio cammino spirituale, il mio modo di attuarlo, io esco da strada. Tutta la spiritualità, tutti i carismi della Chiesa devono essere decentrati. Al centro c'è un solo, il Signore. La gioia e l'entusiasmo per l'incontro con il successore di Pietro avevano caratterizzato anche l'appuntamento con le comunità del cammino neocatecumenale venerdì 6 marzo in aula Paolo VI. Quanto bisogno ha l'uomo di oggi in ogni latitudine di sentire che Dio lo ama e che l'amore è possibile. Queste comunità cristiane, grazie a voi, famiglie missionarie, hanno il compito essenziale di rendere visibile questo messaggio. E qual è il messaggio? Cristo è risorto, Cristo vive, Cristo è vivo fra noi. Agli oltre 7.000 aderenti al cammino neocatecumenale, Papa Francesco ha espresso gratitudine per la testimonianza al Vangelo resa sulle strade del mondo, inviando poi 31 nuove missio ad gentes per un totale di 200 famiglie. Il pontefice ha chiesto a tutti di annunciare l'amore di Dio e di risvegliare la fede in quei battezzati che si sono in qualche modo addormentati. In diverse occasioni ho insistito sulla necessità che la Chiesa ha di passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria. E quante volte nella Chiesa abbiamo Gesù dentro e non lo lasciamo uscire? Quante volte? Questa è la cosa più importante da fare se non vogliamo che le acque ristagnino nella Chiesa.